Beh, sono stati 4 anni di lavoro intenso, ovviamente. Abbiamo dovuto mettere insieme più organizzazioni e l'essere riusciti a diventare un'unica famiglia dimostra come i dirigenti delle singole organizzazioni hanno pensato più al bene delle categorie rappresentate che non ai propri interessi personali o di orticello. Sono stati anni duri, ma sono stati anni che ci hanno dato la soddisfazione del risultato di oggi. Per il futuro riteniamo di dover raggiungere altri obiettivi. L'obiettivo di ottenere altri risultati sindacali come quelli che abbiamo già ottenuto, l'obiettivo di far crescere ulteriormente questa nostra confederazione che già ha raggiunto dimensioni significative con 170 sedi in tutta Italia, con alcune sedi all'estero. Siamo convinti che dovremo moltiplicare i nostri sforzi e perché no, raddoppiare nel giro di 4 anni i risultati che oggi abbiamo ottenuto. Non significa fare il muro del pianto, significa soltanto prendere atto di una realtà. E la realtà è che noi viviamo un momento di crisi che sta investendo soprattutto la piccola e piccolissima impresa. Perché la grande impresa è ancora in grado di supportare, ma la grande impresa però chiede aiuti dallo Stato, chiede prebende, chiede. La piccola impresa invece non ha nulla. Non ha mai avuto nulla. Quando la grande impresa aveva la cassa integrazione, la piccola impresa in momento di crisi riusciva a sostenere diminuendo la propria reddituabilità al di sotto del 30%. Se voi che siete esperti di questa cosa, sapete perfettamente che un'azienda mediamente deve guadagnare un 30%, no? Sul fatturato. Molte aziende artigiane hanno stretto la cinta in momenti di crisi e hanno guadagnato meno dei loro dipendenti. È vero questo? Molto vero. Allora, in un momento di crisi come questa, si è tanto polemizzato sui tagli verticali. Ma cosa sta facendo il governo dei tecnici se non tagli verticali? Amici miei, io sono scandalizzato dal fatto che coloro che prendono la pensione minima si sono visti tagliati 10 euro dalla propria pensione. Però i tagli alle grandi società, ai grandi, non vengono fatti. Ma perché? Perché purtroppo, e ce lo dobbiamo dire, me lo devo tirar fuori perché non ce la faccio più, perché noi siamo governati da rappresentanti dei poteri forti. Allora, questo non significa fare il muro del pianto, significherà però prendere atto che questo governo di tecnici sta facendo dei guasti maggiori di quelli che avrebbe potuto fare qualsiasi governo politico. Io credo che anche un bambino di 10 anni capisca che aumentare la pressione fiscale significa far diminuire la domanda, no? Significa comprimere l'economia. E quando leggo sui giornali che il governo si stupisce perché è diminuito di un punto, di 2 punti il PIL, ma ci vuole esserci, bisogna essere professori della Bocconi per capire che con questo tipo di politica si ha una depressione economica? Allora, evidentemente, siccome sono comunque professori della Bocconi, mi domando se tutto questo avvenga perché non hanno capito, oppure se avvenga perché c'è un desiderio nascosto, una linea nascosta che porta a tutto questo. Perché voi sapete benissimo che da questa crisi c'è chi guadagna e c'è chi rimette. E chi rimette sono i piccoli, i poveri, non sono i grandi. Allora io credo che come confederazione dobbiamo anche noi prendere una posizione in questo senso. Non possiamo dire sempre va tutto bene. Certo che la crisi c'è e che è necessario uscirne da questa crisi, ma non è sufficiente dire che la crisi c'è e dobbiamo comunque subire.
dobbiamo anche dire che non siamo d'accordo, dobbiamo anche dire qualche volta no, non possiamo dire sempre sì. E allora la nostra voce, a mio parere, anche in questo senso, deve elevarsi. Qualcuno dice che bisogna passare dall'economia finanziaria alla economia reale. Io dico che non basta nemmeno questo. Io dico che bisogna passare da una politica per le cose a una politica per le persone, per l'uomo, per il figlio dell'uomo, che è al vertice della cosa. Io credo che noi stiamo sempre più emulando la grande America. Ricordo che tanti anni fa fu invitato ad un convegno internazionale sulla politica estera e era qui uno dei collaboratori di John Fitzgerald Kennedy, che teneva questa conferenza e voleva questa tavola rotonda. Fu indegnamente invitato e quando loro sostenevano che nella cooperazione internazionale bisognava questo, l'altro, eccetera, eccetera, io riferì un episodio a proposito di tecnici, voglio dire, a proposito della mancanza di un rapporto umano, riferì un episodio che aveva scritto sul Corriere della Sera Corrado Pizzinelli, il quale raccontava che gli americani erano andati in un paese sottosviluppato del terzo mondo per vedere come aiutare questa povera popolazione in crisi. Avevano fatto un'analisi e poi, tornati in patria, avevano inserito i dati che avevano rilevato all'interno di un computer e il computer aveva risposto che in quel posto si doveva fare un allevamento di pollame. Per cui gli americani riempirono un carro con dei pulcini, lo portarono in questo territorio e se ne andarono, dopo 6 mesi andarono a vedere che cosa era successo. Era successo che gli autoctoni si erano mangiati i pulcini. Allora, cosa concluso? È chiaro che se voi fate le scelte ai computer, o fate fare le scelte ai tecnici e non avete creato un rapporto umano, non avete formato questa gente, non avete fatto capire loro che bisognava fare crescere i polli, è chiaro che tutto questo era prevedibile. La stessa cosa stiamo facendo noi in Italia, dando a dei tecnici il governo del paese. Allora, io credo che bisogna fare le differenze. Esiste la piccola impresa, esistono i poveri, esistono quelli che sono meno poveri, esistono i ricchi. Esiste la piccola impresa, esiste la media impresa, esiste la grande impresa. Allora non si può colpire ciecamente, nello stesso modo. Bisogna capire che la piccola impresa, lo abbiamo detto ieri, lo ribadiamo con forza. Abbiamo detto l'Italia è, l'Europa è piccola impresa, perché ho detto ieri, vogliamo sottolineare che la piccola impresa è il motore portante dell'economia del paese. Allora se questo riconoscimento non può essere soltanto un riconoscimento verbale, deve essere un riconoscimento di fatto, perché gli unici che possono veramente far superare la crisi economica nella quale viviamo sono proprio quei piccoli imprenditori, quelli che hanno i calli nelle mani, quelli che hanno il fango nelle mani, ma che hanno mani pulite, mani che non rubano, mani che lavorano per mantenere la propria famiglia. Ebbene, il nostro compito, con un principio di sussidiarietà rispetto alle istituzioni che dovrebbero fare, il nostro compito è di tirarle su queste mani, di fare in modo che siano in alto, perché solo queste mani potranno salvare l'economia malata del nostro paese.